un festival dedicato all'olio Gardadop e al suo entroterra. La manifestazione che si è tenuta nei giorni scorsi a Cavaglione Veronese nasce per valorizzare l'olio Gardadop e il suo territorio d'elezione. Tra le iniziative anche la tavola rotonda Pizza, pane e olio Gardadop, viaggio alla scoperta della qualità. Un prodotto che gli esperti conoscono o stanno imparando a conoscere, ma che ha sicuramente bisogno di palcoscenici adeguati che lo possano avvicinare sempre di più ai consumatori. Manca, vi ricordate Neo in Matrix? Se non mi sbaglio è Keanu Reeves, grande attore. E lui aveva davanti due pillole, no? La pillola blu e la pillola rossa, aveva due scelte. Poi prende coscienza, quindi il territorio deve prendere coscienza, chiaramente tutti gli attori del territorio deve prendere coscienza del valore della musica rock che si sente quando si apre questa bottiglia e andare tutti nella stessa direzione. Quando c'è della ciccia, come si dice dalle mie parti in Toscana, lo storytelling viene meglio. Il problema è quando la ciccia non c'è e da altre parti la ciccia non ce n'è, si sta a dieta. Qui la ciccia c'è e lo storytelling è naturale. Sicuramente un olio così ha delle capacità di abbinamento in quasi tutte le pietanze, sicuramente va servito crudo, cioè nel senso quando esce la pizza dal forno per esaltare proprio i profumi, questi sentori che sono molto riconoscibili ed è un olio eccezionale. L'olio Gardadop riguarda, ha un valore elevatissimo e il nostro compito è proprio quello di andare a ricercare, ampliare, perfezionare e raccontare questo valore. Quindi sicuramente nel mio mondo, nella panificazione, ma nel mondo in generale, è secondo me necessario dare all'olio Gardadop il suo valore in tutti i sensi. La qualità è al primo posto, cioè quando io penso a una pizza o penso a un piatto, tutto quello che viene appoggiato su quel disco, su quel lievitato deve avere una sua coerenza. L'olio in questo caso deve essere di altissima qualità. Ho scelto proprio di utilizzare questo per le sue caratteristiche. Le pizzerie potrebbero essere uno dei luoghi d'elezione per la promozione e l'assaggio del Gardadop. Ho aperto la mia pizzeria, questa sorta di degustazione, una verticale di olio. Di conseguenza vorrei invitare tutti quelli che magari ci stanno ascoltando, chi vuole venire a fare questa degustazione, ma sicuramente è una cosa che può nel futuro renderci onore, rendere onore a questo territorio che è il Lago di Garda.